il parere. Prego, onorevole Grazie Presidente. sottosegretario. Allora lo accoglieremo come raccomandazione previa una riformulazione che leggo. Impegna il Governo a valorizzare il volontariato quale parte integrante del sistema di protezione civile, verificando anche la possibilità di mantenere i presidi di vigili del fuoco volontari oggi attivi. E valutare di porre in essere, in accordo con regioni e comuni, ogni iniziativa idonea a diffondere e rafforzare sul territorio nazionale il modello europeo del volontariato di protezione civile, sostenendo in particolare le attività rivolte ai ragazzi sulla base delle positive esperienze degli allievi vigili del fuoco. Grazie. Se il presentatore accetta, perfetto. Allora abbiamo concluso così l'esame degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Pastorelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il disegno di legge che ci accingiamo a votare. Colleghi, uscite con qualche, un po' tranquillamente dall'aula, così possiamo sentire. Però lei deve cambiare postazione perché c'è qualcosa che non funziona sul suo microfono. Provi a cambiare, ecco, grazie. Bene. Grazie signora Presidente. Il disegno che ci accingiamo a votare delega il Governo a ridisegnare e a meglio coordinare l'intero sistema della protezione civile italiana. Il tema è dunque di fondamentale importanza per chi ha a cuore le sorti e la tutela tanto della cittadinanza quanto del territorio stesso. Da tempo era emersa la necessità di chiarire e armonizzare con l'ordinamento europeo il quadro